Salve a tutti, da Giuseppe Ragozzino, Matteo Parma, Silvio Benetti. Siamo ospiti di Herman Miller, vi realizziamo adesso una videoguida sul funzionamento di Mirra 2. Ve l'abbiamo spacchettata, fotografata e adesso vi facciamo vedere come funziona. Noi abbiamo scelto questa finitura gialla bianca con finiture in alluminio per la parte inferiore. Ci sembrava un elemento decisamente particolare da mostrarvi. Ovviamente nell'unboxing troverete alcuni esempi per quanto riguarda appunto la disponibilità e la possibilità di avere poi diverse combinazioni come finiture finali. Perfetto, possiamo partire da quella che è la regolazione in altezza del sedile, per cui con la leva che trovate sotto la sedia potete regolare in altezza la seduta a seconda di quella che è l'altezza del vostro corpo, sempre in maniera tale che poi l'angolo che si forma tra la coscia e il polpaccio sia a meno 90 gradi. Di fianco alla leva che regola le regolazioni in altezza troviamo la regolazione di quella che è la tensione, per cui in base al vostro peso andrete a regolare la tensione dell'oscillazione per quanto riguarda lo schienale. Quindi le persone più pesanti avranno bisogno di chiudere, come sta facendo il mio collega in questo momento, la manopola della tensione. Le persone invece un pochino più leggere avranno bisogno di liberare quella che è la tensione per avere maggior facilità nell'oscillare all'indietro. Passiamo poi nella parte frontale, dove abbiamo la possibilità di regolare la profondità del sedile, per cui le persone più alte avranno bisogno di maggior supporto, per cui è semplicemente, esattamente come sta facendo vedere il mio collega, facendo pressione su quella pinza che c'è sotto il sedile, si può aumentare o diminuire la profondità dello stesso. Nella parte invece posteriore troviamo la regolazione del supporto lombare. Il supporto lombare è quello che sta impegnando il mio collega in questo momento. Semplicemente in questa maniera si può regolare la profondità, in questa maniera invece si regola l'altezza del supporto lombare. Profondità e altezza. Sulla parte di sinistra invece abbiamo le leve che regolano l'angolo di inclinazione, quindi l'angolo di inclinazione posteriore, la leva posteriore, e l'angolo di inclinazione anteriore. In questo momento è bloccata, dopodiché si possono regolare diversi tipi di angolazioni per quanto riguarda l'oscillazione. Muovendo invece in avanti la leva anteriore si libera quella che è l'oscillazione negativa del sedile, per cui in fase di scrittura la sedia si inclina negativamente verso l'avanti in maniera tale che il sedile, che lo schienale segua il movimento della schiena e quindi offra un corretto supporto anche in fase di scrittura al computer. Da ultimo vediamo quella che è la regolazione dei braccioli. Si possono regolare in altezza, come sta facendo vedere il mio collega, e poi fissare. Si possono regolare poi lateralmente, quindi per le persone magari un po' più corpulente sarà necessario allargare il bracciolo, per le persone più minute sarà necessario invece diminuire l'ampiezza del bracciolo, e poi si possono pivotare, cioè allargare o inclinare a destra e a sinistra in maniera tale da posizionare il bracciolo per offrire maggior supporto in fase di scrittura alla tastiera o quando stiamo lavorando con il mouse. Per questa videoguida il tutto termina così, non c'è altro da mostrarvi sulla Mirra 2. Vi ringraziamo dell'attenzione, si ringrazia Herman Miller per l'ospitalità. Ci si vede online, seguiteci su formobiles.info e tutti i canali social che trovate linkati in fondo al video. Ora è tutto, un saluto da Giuseppe Ragozzino, Matteo Parma, Silvio Benetti.